E tu cosa hai provato? Non ci avevo mai pensato prima. Dipendeva solo da me. Ora apparteniamo a qualcosa di importante. Mettiti in gioco, dona il sangue. Scopri come su avis.it. Banca Agricola Popolare di Ragusa. Una storia orientata al futuro. CER, compagnia per l'energia rinnovabile a Ragusa nella zona industriale. Il benessere ambientale per noi sinonimo di benessere sociale, perché abbiamo a cuore la salute del pianeta. La CER, nel suo sito industriale di Ragusa, si avvale delle migliori tecnologie per produrre energia rinnovabile. Gli impianti progettati e realizzati, grazie ai costanti investimenti nel campo della ricerca, garantiscono il raggiungimento degli obiettivi più attuali, come lavorare in sicurezza, produrre a basso costo e risparmiare energia. CER è leader in Sicilia nel fornire energie rinnovabili per migliorare il mondo in cui viviamo. Ogni anno circa 180.000 persone decidono di destinare il 5 per 1000 ad AIL e sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Non lasciare che questa malattia spezzi i sogni di tante persone. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. I fondi ottenuti sono impiegati a sostegno della ricerca e dei servizi di cura e assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Eccoci amici, bentrovati, l'ultimo giorno di luglio inizia quindi il fatidico agosto, che è il mese delle vacanze, e come tutti sanno, quando arrivano le vacanze, le stangate sono incalcolabili. Secondo alcune stime, in pratica ci sono 3,9 miliardi di euro che pesano sugli italiani per queste vacanze, cioè ci sono 3,9 miliardi in più per tutti, naturalmente, con le spese di tutti, per quello che incide, partendo dal caro voli, caro benzina, caro alberghi, caro mangiare, caro ristorante, caro tutto. I poveri italiani sono sottoposti ad una serie di mazzate. E il guaio, sapete qual è, secondo me? Che i governi, siano essi nazionali, regionali o comunali, essendo autoreferenziali, come dico sempre io, a loro interessa soprattutto mantenere le loro posizioni, i loro stipendi favolosi, no? Di quello che accade alla gente alla fine non gliene frega molto, perché io sono convinto, certo il Premier Meloni non è da solo, c'ha tutti i suoi ministri, ma si può permettere che aumenti la benzina così in questo periodo, quando da tutte le parti si vede che il prezzo dei carburanti è calato? E calando il prezzo dei carburanti, perché aumenta il costo delle merci nei supermercati? Il ministro Urso è andato a cercare una soluzione, non la trova, col fatto che mi dice che davanti a ogni distributore di benzina c'è il prezzo medio. Ma che cosa ce ne freghiamo del prezzo medio? Io vado a vedere quanto devo spendere per fare il pieno,
capite? E ora 10 centesimi, 15 centesimi di differenza su un pieno già fa 5 euro su 50 litri, cioè sono 5-6 euro. E lo moltiplichi, dice, alla fine hai speso 50 euro in più. A che su, sei in vacanza e ti stai fottendo 50 euro? No, non è così, perché 50 qua, 150 sugli alberghi, un albergo che prima abbiamo visto si pagava normalmente 60-70 euro durante i viaggi, uno dorme, ora già costano 80-90 euro. Facile a fare i conti. Bene. Detto questo, la stangata pesa, Meloni è a New York, Urso cerca di parlare con i distributori, con la grande distribuzione, ma gli italiani continuano ad essere presi per i fondelli, come per esempio con la questione dell'aeroporto di Catania. Sono passate 2 settimane e ci comunico che per giorno 3, quindi fra 2 giorni, l'aeroporto di Catania riuscirà a sopportare non più 12 voli al giorno, ma 14. Cioè guadagniamo 2 voli in più e continuiamo a fare ridere l'intero paese, perché guardate quello che sta accadendo in una nazione dignitosa, si sarebbe subito provveduto arrestando i colpevoli. Poi certo non li tenevano certo dentro, ma subito una misura cautelare bisognava farla, perché quello che hanno scoperto e che poi verrà regolarmente insabbiato è pazzesco. Se andate a vedere questi siti, non sono io che lo dico, io da qualche giorno non scrivo più niente perché qualcuno mi ha detto: ah, tu sei amico di Crispino e dici queste cose perché ce l'hai nella testa. Ma che cazzo, non la c'entra Crispino, non le vedete le cose? Allora, l'incendio è incredibile, perché a quanto pare è stato pubblicato sulla Sicilia Oggi, non è nato, come dicevano, dal cavo di una stampante, no, di una fotocopiatrice, è nato sotto, dicono, lo dice la Sicilia, ci abbiamo anche la pubblicazione, sotto, perché praticamente i cavi che passano sotto il pavimento si saranno surriscaldati, è uscito il fumo. Il bello è che qualcuno l'ha detto, ci guardate che esce fumo, ma non gliene è fregato niente a nessuno. Hanno chiamato quelli della sicurezza che, ma vediamo qua là, non si sapeva neanche dove erano gli estintori, non si sapeva dove erano le manichette, qualcuna era bloccata, i pompieri sono arrivati dopo un po' di tempo. Tutto questo ha fatto sì che l'incendio ha creato un danno enorme per la grandezza, perché alla fine era un piccolo incendio, anzi addirittura era soprattutto fumo, che se si fossero messi bene a lavorare probabilmente non ci sarebbe stato questa difficoltà. Ma poi, leggendo questo giornale, guardate, è un quotidiano online di Catania, il problema è che ora gli cominciano a fare le pulci, no? Quanto costano attualmente i vertici della SAC? E scorrendo il giornale, si vede che sono, allora, 215.000 sono per Nico Torrizzi, che ne piglia 100.000 e passa, e gli altri 25.000. In verità mi sembra poco, perché io so di cifre ben più alte. Questo è l'emolumento, probabilmente ci sono dei risconti, dei rimborsi. Certo, quando uno batte rispiga o rispaccafurno o di scicli, come a Gambuzza che se ne va a Catania, non c'è per dare i soldi, la giornata ce la va a pagare, il lavoro che lascia a casa ce la va a pagare, e quindi alla fine mi dicono che le cifre sono molto più alte. Ma poi scendendo, se quindi qua siamo già a 215, scendendo, poi inizia tutta la serie delle consulenze. Ci sono consulenze alla fine per 1.600.000 euro, attenzione, sono consulenze e incarichi, perché ci sono gli avvocati, ci sono 2 addetti stampa, 2 signore, 2 addetti stampa, uno di 17, uno di 23, insomma
come abbiamo detto sempre, l'aeroporto di Catania è un bancomat e un po' tutti attingono. Ed ecco perché sono tutti molto legati a Nico Torrisi e compagnia, perché se ci levano a Nico Torrisi si finisce lo spasso, perché naturalmente Nico conosce uomini, fatte e persone, e quando chiama il presidente dice: ma c'è, sai, questo avrebbe bisogno di un incarichetto, non lo so se lo fa, però ce ne sono tante là, come le hanno scelte queste persone, senza bandi, senza neanche sapere il curriculum, diceva, questo chi è? Anche i curriculum, per esempio il consiglio di amministrazione, insisto, non vi dovete offendere, ma il dottore Gambuzza, che è stato per un periodo presidente della Camera di Commercio, ma di lavoro produceva carote. Ora non so se produrre carote, una bellissima azienda agricola che poi è andata a finire male, possa servire a dire che puoi essere amministratore di un aeroporto. Non lo so, mi pare di no. E allora l'altra cosa che si è però dimostrato è che alla incapacità, e si è dimostrato perché dopo 15 giorni ancora siamo lì, praticamente sapete cosa hanno fatto? Hanno messo le tensostrutture refrigerate, però l'acqua la tengono fuori e quindi distribuiscono l'acqua calda. Poi possono entrare dentro solo quelli che hanno il volo chiamato e tutti gli altri sono fuori. Ma così a cosa serve? E c'è tutta questa struttura. Guardate quanto è grande l'aeroporto. Guardate quanto è grande. Cioè, ma si può credere a una cosa del genere? Vabbè, allora, dicevo, l'unica nota positiva di tutto questo è che si è scoperto che Comiso non se ne può fare a meno. Perché Comiso è riuscito a reggere i voli, 20, 22 voli al giorno, ora ci atterrano dall'Air Marocco, Liberia, la DAT, quella che va a Pantelleria, insomma è un aeroporto vero, grande, che se avesse un piazzale un pochino più grande, non capisco perché non si può fare questa piccola spesa. Alla fine non lo so quanto può costare fare un altro po' di piazzale, qualche milione di euro, ma quanto vale per un aeroporto avere altre 2, 3, 4 postazioni per gli aerei? Oggi ne sopporta solo 6, arrivare a 10. Sarebbe già... Allora, Comiso ha superato l'esame. All'inizio, l'abbiamo detto, era ridicolo. Abbiamo fatto vedere le immagini, la gente beata in terra, poi un po' a poco, diciamo, sono riusciti a ricostruire questa realtà, no? E quindi è chiaro che bisognerà pensarci. Noi oggi abbiamo fatto un'intervista all'ex sindaco di Catania, Pogliese. Pogliese purtroppo fa parte del gioco, naturalmente, è stato sindaco di Catania, conosce bene tutti, e sull'aeroporto non si vuole pronunciare, su Catania, perché sa che si potrebbe fare qualche nemico e allora non gli conviene, no? Anche perché aspetta anche lui che si concludano queste indagini e dicono: nulla a pretendere, nessuno è stato cattivo, tutti bravi, abbiamo perso 40 milioni di euro al giorno, ma che volete che siano per un paese come il nostro? Abbiamo perso migliaia di passeggeri che hanno preferito andare da un'altra parte, gli alberghi hanno subito dei cali, ma che vuoi che sia? L'importante è che manteniamo lì belli, forti e coraggiosi quelli del Consiglio di Amministrazione, perché secondo quello che verrà fuori diranno che sono stati bravissimi. Allora, sentiamo l'ex sindaco di Catania Pogliese che parla di Comiso. Approfittiamo della sua presenza perché lei è catanese, un commento da segretario regionale del partito anche su quello che è successo a Fontana Rossa e le conseguenze che tutta la Sicilia ha vissuto. Ma le conseguenze sono assolutamente devastanti e disastrose dal punto di vista economico per tutto il sistema economico produttivo del sud-est, soprattutto per il comparto turistico,
che in questi ultimi anni cresceva con percentuali a doppia cifra, con il record assoluto anche di arrivi e di pernottamenti dell'anno scorso. È stato un evento ovviamente imprevisto e imprevedibile, sul quale però è opportuno che una volta passata la fase emergenziale si faccia un'attenta analisi per individuare eventuali responsabilità e per evitare soprattutto che nel futuro possano ripetersi questi avvenimenti che stanno determinando enormi disagi ai siciliani, enormi disagi anche a tantissimi turisti. Fontana Rossa in quella famosa giornata avrebbe registrato un transito di 46.000 passeggeri, basta fare i conti in questi ultimi 14 giorni per comprendere gli enormi disagi che si sono arrecati e il disastro economico che si è determinato. Questo evento ha altresì evidenziato l'assoluta necessità di potenziare lo scalo di Comiso, che deve essere inquadrato all'interno di un sistema infrastrutturale del sud-est, anche per alcune caratteristiche uniche d'Italia dello scalo etneo, grazie fra virgolette alla presenza del vulcano attivo più alto d'Europa e alle fasi eruttive che molto spesso interessano anche lo scalo etneo, costretto a chiudere per qualche giorno l'anno. Ecco perché credo che ci sia la necessità del potenziamento dello scalo di Comiso. Credo che ci sia l'assoluta necessità anche del rifacimento del Terminal B, che deve essere destinato stabilmente alle funzioni di check-in per i voli in partenza, e quindi una volta ultimata questa fase emergenziale, che mi auguro si possa concludere nel più breve tempo possibile, però ci sarà chiaramente il tempo dell'analisi, forse anche una visitazione della SAC. Ma su questo poi saranno i soci a decidere, però credo che intanto è fondamentale operare in sinergia, cosa che sta facendo il governo nazionale con quello che l'aeronautica militare, quindi il Ministero della Difesa, ha puntualmente fatto, insieme alla Regione Siciliana, insieme alla SAC, per superare questa fase emergenziale. Poi ci sarà il momento dei confronti, con un'inchiesta anche della magistratura in alto, che ovviamente andrà a individuare eventuali responsabilità. Allora, Pogliese, forse per non dire che difende troppo, ha detto: avete visto, ci vuole Comiso. Allora, a parte che Comiso ci vuole, io parlo con gli amici, per esempio, di Agrigento, che tempo addietro avevano espresso la volontà di realizzare un aeroporto dalle loro parti, zona, insomma, diciamo a una ventina di chilometri da Agrigento. E tutti hanno detto: ah, gli aeroporti devono essere grandi, e quindi è inutile che non è che tutti possiamo avere un aeroporto vicino casa, no? Allora, se noi pensiamo all'aeroporto subito come Malpensa, come il JFK, come Fiumicino, è certo, è inutile che hai un aeroporto o come Catania così grande, ma negli anni 2000... quando si lanciò anche l'idea di Comiso, perché nel 2000 Comiso se ne parlava appena, c'è stato il Convere, non di più, io realizzai un convegno ai Salesiani, ricordo, perché era in concomitanza con l'anno santo, e quindi c'era l'idea dei B&B che nascono nel 2000 in Italia proprio per l'anno santo, e abbiamo fatto un convegno con questo titolo: piccoli aeroporti per piccole compagnie, che allora era il tempo di Air Sicilia, che è appena arrivata. Cosa vuol dire? C'erano l'aeroporto di Tortolì, quello di Crotone, quello di Comiso, che si pensava, perché non è che tutti devono essere giganteschi, ma un aeroporto che possa fare piccoli collegamenti intanto ti toglie dall'isolamento, no? Tu c'è un aeroporto con un aereo da 50 passeggeri, vai a Palermo, vai a Catania, ti colleghi, vai a Napoli, cioè fai piccole tratte, ma già finisce. Poi appena cresce il traffico, perché gli aeroporti generano traffico, perché ci va la gente, quindi appena cresce il traffico incominci a cercare, Agrigento ce l'ha la potenzialità turistica per charter, per, è Agrigento, mica, e poi è la capitale
della cultura nei prossimi fra i 2 anni. Insomma, Agrigento potrebbe aspirare, ma non glielo fanno fare. E io dico che è sbagliato. Lo sbaglio però è già progettare un aeroporto da 100 milioni di euro. La cosa più giusta, secondo me, è fare prima la pista, mettere dei servizi tipo tensostrutture e vedere come va. È inutile che creiamo cattedrali in un deserto. Tensostrutture ce l'avevano a Forlì, ce l'aveva a Beauvais. L'aeroporto di Beauvais, che ora è diventato Parigi per la Ryanair, aveva e continua ad avere delle tensostrutture. Quindi non c'è nulla di male. Si inizia con delle tensostrutture, si vede come va. Quindi domani intervisterò il sindaco di Agrigento, l'amico Miccichè, per vedere se lui questa vicenda è, diciamo, uno che ci crede o vuole il grande aeroporto oppure non gli interessa. Già abbiamo fissato un appuntamento per domani. Avevo anche chiamato questo onorevole Pisano, Lillo Pisano, che ha letto ma se n'è fottuto. Vabbè, succedono queste cose, i deputati sono impegnatissimi, quindi non gliene è fregato niente. Può essere che, nonostante sia quello che ha fatto questo gruppo di azionisti, poi magari non ha le idee proprio chiare e non ne vuole parlare. Idee chiare non ce l'ha neanche, dice lo Stato, sulla questione del reddito di cittadinanza. Sono arrivati questi sms, 350.000 sms a tutti, praticamente gli hanno detto: guardate che è finito il sistema, non c'è più, corrisponderemo denaro a quelli che hanno particolari situazioni in famiglia, ma questo fino a dicembre, insomma, il reddito lo possiamo dimenticare. Siccome era già stato detto da tempo, non ci sono grandi movimenti di protesta, perché già 2 o 3 mesi fa si erano organizzati. Allora, io credo però che, ecco, domanda sospesa come previsto in attesa di eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali. Chi ha delle difficoltà può rivolgersi ai servizi sociali. Allora, noi abbiamo chiesto al dottore Vindigni, il direttore dell'ufficio del lavoro di Ragusa, di spiegarci un po' come funziona questa situazione, quanti sono quelli che a Ragusa avevano il reddito di cittadinanza e quale sarà il loro futuro. Sentiamo Giovanni Vindigni. Ma guardi, noi come centro per l'impiego non abbiamo alcuna notizia ufficiale, c'è solamente ANPAL Servizio che ci ha dato delle dritte, così insomma, informalmente, però noi in effetti non abbiamo delle direttive ben precise, tanto che alla fine della scorsa settimana sono venuti da noi tanti percettori di reddito di cittadinanza e noi ancora non avevamo notizie certe di questo, se non notizie che abbiamo appreso dalla stampa. E comunque è l'INPS che ha mandato questi sms e quindi noi non c'entriamo niente, ma anzi aspettiamo delle direttive in maniera tale che ufficialmente possiamo dare a chi ce lo chiede, possiamo dare delle dritte, perché ci sono alcuni che si possono rivolgere ai comuni, ai centri sociali, altri che possono reiterare le richieste, però di fatto ufficialmente non abbiamo, se non ognuno di noi privatamente che ha cercato, insomma, di cercare più notizie nell'ambito del Ministero del Lavoro. Ma in genere quanti sono i percettori in provincia di Ragusa? Le avete? Abbiamo un conteggio? Ma nel massimo, proprio il massimo che c'è stato, bisogna considerare che c'erano circa 3.500 percettori di reddito di cittadinanza per ogni centro per l'impiego, quindi oscillavano da 8 a 10.000 euro grosso modo, da 8 a 10.000 percettori di reddito di cittadinanza. C'è stata una polemica, il massimo registrato. C'è stata una polemica nei confronti dell'INPS, che dice che non faceva i controlli.
secondo voi si facevano o non si facevano questi controlli così, senza voler accusare nessuno? Ma io ho letto proprio stamattina sulla stampa che stanno facendo un'inchiesta, hanno proposto di fare un'inchiesta per coloro i quali dovevano controllare e non l'hanno fatto. Io ho gioito perché la provincia di Siracusa, con il centro per l'impiego che ha lavorato e ha fatto i controlli, come sa tutto il mondo, ne abbiamo cancellato in tutta la provincia 3.007. E posso dichiarare ufficialmente che nessuno di questi 3.007 cancellati si è mai lamentato, quindi i controlli li abbiamo fatti, oltre quelli che hanno fatto in maniera diligente tutte le forze dell'ordine, a cominciare dalla Guardia di Finanza, quindi di cui non sappiamo i numeri, però se è vero che devono attivare questa indagine conoscitiva, se effettivamente sono state fatte, io sono assolutamente d'accordo e gioisco per questo, perché non è giusto che io magari ho fatto i controlli e magari qualcun altro non si è mai posto il problema di farne anche uno. I nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa. È la storia delle nostre famiglie. È la storia della nostra terra. La Sicilia. E tu cosa hai provato? Non ci avevo mai pensato prima. Dipendeva solo da me. Ora apparteniamo a qualcosa di importante. Mettiti in gioco. Dona il sangue. Scopri come su avis.it. Ecco, avete sentito il dottore Vindigni. Noi più volte abbiamo visto che c'erano diversi modi di pensare su questa storia del reddito di cittadinanza, che poi incide per un certo numero di miliardi a livello nazionale. Però uno dice, mizza, ne spendiamo tanti, la guerra, facciamo le armi. Allora questo qui alla fine serviva ad aiutare italiani, che poi non erano neanche tutti italiani che hanno grosse difficoltà. Però purtroppo abbiamo visto che spesso c'erano i furbetti, come ha detto il dottore Vindigni, è giusto che si facciano i controlli, perché probabilmente all'inizio, diciamo partendo dall'INPS, non si sono fatti i controlli giusti, per cui basta che uno fa la domanda e gli veniva accolta, e quindi c'era addirittura persone che pigliavano 3 redditi di cittadinanza e stavano nella stessa casa perché risultavano ognuno a sé come stato civile, e quindi è chiaro che queste cifre erano enormi, e c'era chi scialacquava e chi invece aveva veramente grandi difficoltà. Però ecco, bisogna sempre pensare che c'è gente che ha davvero delle difficoltà. Scrive Peppe Calabrese e dice: cambiano le regole per il reddito di cittadinanza. E allora dice: da qualche giorno molti percettori del reddito hanno ricevuto la comunicazione. Allora, quello che vuole sapere Peppe Calabrese è se in qualche modo il sindaco di Ragusa, l'amministrazione Cassì, possa pensare a sostenere le famiglie che di colpo non percepiranno più questo reddito di cittadinanza. Io sono d'accordo con Peppe Calabrese, dice: chi non riceve più il reddito ed è veramente in difficoltà, come facciamo? Però è anche vero che viene demandato ai comuni, e comunque dovrebbe essere demandato ai comuni, i controlli di questi redditi di cittadinanza, perché il comune sa benissimo con chi ha a che fare, sa dove abita, sa dove è messo. Allora, se i servizi sociali, le squadre del comune sono in grado di fare queste indagini, poi quando si trovano quelle famiglie
che davvero hanno le difficoltà, allora lì è giusto che l'amministrazione intervenga e dia una mano. Perché non possiamo lasciare davvero quelli che non hanno come arrivare non al fine mese, a metà mese e li lasciamo così. Come devono fare? Ecco che dice bene Calabrese, nello spirito sociale del PD, dice: la scelta scellerata del governo Meloni, con la quale non si fa altro che macelleria sociale, dice il segretario, si abbatterà inevitabilmente anche sulla nostra comunità. Purtroppo nella manovra di qualche giorno fa il comune di Ragusa per l'assestamento di bilancio non ha messo niente, nessun impegno di somme che possono ammortizzare l'impatto sociale. Allora io insisto nel dire, la prima cosa da fare, visto che il comune di Ragusa è un'amministrazione sana, pulita, anche un po' di soldi da parte, addirittura si è tolto tutti i debiti che si poteva togliere, invece di in 5 anni se l'è tolto in 2, insomma ha fatto a risparmio mollichina, si è risparmiato tutti i soldi, ora è giusto che se c'è qualche problema possa intervenire. Poi è naturale che ci sono tantissimi impegni, anche ora arriva l'estate, le manifestazioni, insomma ci sono tante cose da aiutare, avete visto anche un po' la provincia regionale è stata, anzi il consorzio è stato chiamato in ballo da questi colleghi che gli stanno facendo le pulci su tante cose, sui contributi, sui soldi che vengono dati alle varie manifestazioni, ma la provincia l'ha sempre fatto, anche lì certo bisognerebbe capire perché dai 8.500 euro a uno e 2.000 a un altro, bisognerebbe capirlo. Però in questo caso se il comune decidesse prima di tutto di fare i check, i controlli reali e poi andare a vedere chi ha davvero bisogno e dargli una mano. E parliamo ancora di politica, questa volta proprio di Ragusa. Questa mattina si è tenuta a Ibla la conferenza stampa di Fratelli d'Italia per presentare i nuovi coordinatori cittadini della provincia sul territorio, quindi non so, con, diciamo, per vedere cosa si può cambiare. Non ci dimentichiamo che Fratelli d'Italia in qualche modo in questa, diciamo, campagna elettorale non è stato un fulmine di guerra, ci si aspettava di più perché c'era la spinta del governo nazionale, c'è questa svolta a destra che però poi a Ragusa non c'è stata, a meno che non si consideri di destra anche il sindaco Cassì, quindi a questo punto era giusto, come accade in tutte le parti del mondo, scusa alla SAC, che a un certo punto bisogna cambiare l'allenatore, cioè qualcuno deve prendersi le responsabilità. E quindi, come vedete, i massimi vertici di Fratelli d'Italia, vedete il senatore Sallemi, vicino c'è Rocco Bitetti, consigliere comunale, il sindaco Pogliese e l'onorevole Giorgio Assenza, vedete inquadrato. È stata una conferenza stampa organizzata in un luogo ameno, diciamo, in un B&B particolarmente suggestivo, però anche difficile da raggiungere, dobbiamo dire la verità, pregheremmo le forze politiche di pensare anche ai poveri giornalisti, piuttosto che organizzare una conferenza stampa quasi sopra al distretto dove poi non troviamo posteggio, preferisco che me la fate in Piazza Libertà, anche al bar, insomma, l'importante è che ci rendete la vita un po' più facile. Comunque, questa è andata così, allora noi ora sentiamo Sallemi e il nuovo coordinatore cittadino di Ragusa. Vediamo, sentiamo. Allora, senatore Sallemi, questa mattina avete dato notizia del nuovo assetto di Fratelli d'Italia in provincia di Ragusa, ci sono alcune conferme, delle novità, nello specifico diciamo cosa è successo? È successo che abbiamo deciso di riassettare il coordinamento provinciale. A Ragusa è stato nominato Luca Piedomanico, il quale ho avuto un trascorso nel movimento giovanile.
voluto fortemente anche da buona parte del circolo, quindi per me è stato un piacere poter confermare Luca alla guida del partito, insieme ad altre nomine come quelle di Trapani a Comiso, Merignaccolo a Ispica, Gianfranco Ciriacono già vice sindaco ad Acate, appunto ad Acate, e a Modica Marco Nanì. Avete dato notizia anche dell'intenzione di avviare una fase congressuale, una festa provinciale del partito, insomma ci sono delle novità che danno il senso di quanto il partito sia attivo in provincia. Assolutamente, ricordo che Fratelli d'Italia è l'unico partito veramente strutturato in provincia, abbiamo già detto l'unico che... L'unico partito di centrodestra. L'unico partito di centrodestra, chiaramente. Va comunque detto che vogliamo e necessariamente avviare una fase concorsuale, c'è questa necessità da parte di Roma, quindi di riaffidare ai circoli la facoltà di scegliere i propri rappresentanti, questo di cui ne sarei anche orgoglioso, io sono ancora un commissario dal 2017, tanto per essere chiari. E così come abbiamo la necessità di fare una festa provinciale che serve a tributare il grande lavoro che Fratelli d'Italia fa in questa provincia. Senti, su Ragusa in particolare avevamo avuto il sentore che il coordinamento potesse essere affidato a Giovanni Cultrera, che tanto si era speso durante le amministrative in prima persona con la sua candidatura a sindaco e spesso durante le conferenze stampa parlava come se fosse di Fratelli d'Italia, diceva frequentemente noi di Fratelli d'Italia, insomma avevamo l'idea che ci fosse un'adesione da parte sua e anche delle interlocuzioni per il ruolo per guidare il partito nella città. Io innanzitutto ringrazio Giovanni Cultrera, come l'ho sempre ringraziato per quello che ha fatto tenendo unita una coalizione. Non era formalmente il sindaco designato o di Fratelli d'Italia, era il sindaco della coalizione, persona molto vicina a Fratelli d'Italia. Comunque c'è stata un'interlocuzione con lui, per un primo momento ho sempre chiesto se fosse disponibile a fare il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia. Lui mi aveva dato sostanzialmente la sua disponibilità, come me l'aveva data Luca. Poi alla fine, come ha detto lo stesso Rocco Bidetti durante la conferenza stampa, era la base, una buona parte della base, non tutta chiaramente, ma una buona parte che mi invitava a indicare Luca Poidomani. L'ho fatto, sono convinto che lavorerà, aprirà anche a Giovanni Cultrera, a tutte le persone che hanno voglia di fare politica in Fratelli d'Italia, che rimane un partito inclusivo. Durante la conferenza stampa qualche sassolino l'avete tolto nei confronti anche degli altri membri della coalizione. Ma io dico questo, il risultato della coalizione all'interno in queste amministrative è stato molto scadente. Siamo stati l'unico partito in una campagna elettorale molto difficile a superare lo sbarramento. Se ci fosse stato un apporto di Forza Italia riusciva a ottenere magari un 5%, forse oggi avremo altri numeri e altri numeri soprattutto in consiglio, dove oggi Rocco Bidetti rappresenta l'unico oppositore alla giunta Cassì per quanto riguarda il centrodestra. Luca Poidomani, nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia per Ragusa. Sappiamo la storia, Peppe Cassì vince lo 63%, un solo consigliere comunale di centrodestra nel civico consesso che è Rocco Bidetti, però abbiamo come l'impressione che qualcuno all'interno del partito spinga per interloquire con l'amministrazione Cassì, nonostante abbiate fatto campagna elettorale in opposizione e ovviamente abbiate un consigliere sulla carta all'opposizione. Il nostro consigliere è assolutamente all'opposizione, gli elettori ci hanno dato questo ruolo e noi svolgeremo il ruolo di opposizione, seppur un'opposizione oculata, un'opposizione attenta, un'opposizione scientifica su quelli che saranno i temi che a noi interessano. Per quanto riguarda le condizioni con l'amministrazione Cassì, penso siano chiare, noi svolgeremo il nostro ruolo, interloquiremo con l'amministrazione Cassì, perché è giusto che in un comune capoluogo, quale Ragusa, ci sia anche questa sorta di apertura ad una eventuale collaborazione. Non chiudiamo le porte a nessun tipo di eventuale situazione che si dovesse verificare da qui ai prossimi anni, ma svolgeremo sempre il ruolo che gli elettori ci hanno affidato, che è quello di opposizione, e a quello ci atterremo. La sua nomina arriva dopo un periodo di breve di commissariamento, insomma, come lo immagina questa Fratelli d'Italia per i prossimi mesi, anche in vista di questa stagione congressuale che il partito vorrebbe avviare?
Allora, il senatore Sallemi, così come pure l'onorevole Giorgio Assenza, su questo sono stati molto chiari. Il mio disegno politico per i prossimi mesi sarà quello di una apertura totale del partito a nuove forze, nuove progettualità, senza paura, senza arroccarci su posizioni precostituite, ma sempre con occhio vigile. Io interloquirò con chiunque, parlerò con chiunque, sarò aperto al confronto e al dialogo, ma sarò sempre attento a garantire ordine all'interno del partito e eventualmente anche stoppando eventuali, consentitemi il termine, eventuali opa sul partito per fortune o carriere personali di qualcuno. Per il resto credo che sia importante sottolineare il grande ruolo e la grande importanza che hanno i giovani in questo partito, che devono essere necessariamente valorizzati. Io penso al giovane Simone Di Quattro, che è il primo ad oggi dei non eletti, che ha riportato un risultato straordinario, e chiaramente ci avvarremo anche della grande esperienza del consigliere Rocco Bitetti, che rappresenta un vero e proprio caposaldo del partito, senza il quale insomma non possiamo assolutamente svolgere la nostra azione politica. Lui, che tra l'altro sta svolgendo un'azione politica concreta fuori e dentro il civico consesso. Aero Italia è una nuova compagnia aerea italiana che si prende cura dei suoi passeggeri garantendo un servizio eccellente. Aero Italia vuole puntare sulla Sicilia valorizzando al massimo i suoi aeroporti Comiso, Catania e Palermo, offrendo rotte di interesse turistico e commerciale con orari comodi e prezzi concorrenziali. Sul sito aeroitalia.com è possibile scoprire tutti i voli da e per la Sicilia e acquistare i biglietti ai costi più bassi. Aero Italia, le nuove ali della Sicilia. Bene, allora parleremo ancora di Fratelli d'Italia, ora andiamo invece un poco di cronaca. Allora, si stanno cercando praticamente verso le 20 anche le tracce di questa persona che sarebbe annegata dalle parti di Scoglitti. Vedete i vigili del fuoco, c'è la striscia per non fare passare la gente, ma in questi giorni ci sono stati diversi incidenti di questo tipo, sono morte altre persone, perché purtroppo il mare è una cosa seria e molta gente non c'è neanche abituata e lo prende molto alla leggera, e invece succedono questi fatti che sono molto incresciosi. Quando muore una persona è chiaramente una cosa molto triste. Invece andiamo a chiudere con una piccola notizia che riguarda il questore Trombadore, che insieme alle altre forze sta continuando questa opera di controllo su tutte le aree diciamo della Movida, Marina di Ragusa, San Pieri, Cavadalica,
Donna Lucata, Playa Grande, Marina di Acate, Scoglitti, Torre di Mezzo, Punta Secca e Punta Braccetto. Quindi con la modalità interforze si è andato in giro a cercare chi si comporta male. Comunque, molte persone identificate, 4 cittadini extracomunitari sono stati, poiché erano irregolari, sono stati fermati e poi portati al centro di permanenza per i rimpatri. Comunque i controlli servono proprio a scoraggiare chi ha l'animo un po' caldo e che quindi è bene che stia davvero calmo, perché sennò succede, come ho visto, la polizia poi li arresta. Dice: che ne ci fanno? Non ci fanno niente, però non è una bella cosa. Detto questo, vi lascio con una pagina culturale, un avvenimento che si è svolto a Modica. Abbiamo un'intervista con il sindaco, ma anche con l'amico Giovanni Di Stefano, perché come al solito lui riesce a trovare cose particolarissime per il nostro territorio. Grazie per l'attenzione, seguite Gianni Papa, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Questa è Tele Iblea. Come avrete sentito, qualche giorno fa, esattamente venerdì, è stato riportato a casa, possiamo dire così, il busto di Lucio Cesare. Quindi Modica ha ritrovato nel suo museo questo splendido testa in marmo che si riaggancia a quelle che sono le sue tradizioni, la sua storia. Noi abbiamo una breve intervista col sindaco di Modica, Maria Monisteri, che praticamente riporta quello che è il suo ruolo istituzionale. Da sindaco si complimenta per questa possibilità di avere riportato a casa questo busto e esprime il piacere a nome della città, perché Modica sicuramente in questo modo ha riacquistato un pezzo della sua storia. L'intervista, ripeto, è molto breve, dura neanche 2 minuti e ci consente di entrare nell'argomento. Poi abbiamo pensato di trovare qualche fonte proprio da addetti lavori e ci siamo rivolti a Giovanni Di Stefano, da buon addettissimo ai lavori del professore, archeologo, eccetera, eccetera, il quale ci racconta un pochino chi è questo, o chi è stato, forse deve pensare, questo personaggio, questo Lucio Cesare, che, come scopriremo, come saprete, come scopriremo nei dettagli, è stato il figlio di Ottaviano Augusto, ovvero sia il super imperatore. Allora, via all'intervista con la sindaco Maria Monisteri e subito dopo cominciamo con l'intervista telefonica via PC con Giovanni Di Stefano. Sì, rientro della testa scultorea di Lucio Cesare dopo 114 anni che mancava da Modica. Fu ritrovata nel 1909, località Cassero. Paolo Orsi l'acquistò, la riportò a Siracusa affinché l'opera venisse restaurata, tutelata e comunque venisse valorizzata. Adesso siamo in grado noi di valorizzare ciò che è appartenuto a Modica. Un momento importante non soltanto per ampliare l'offerta del Museo Civico Franco Libero Belgiorno, ma soprattutto per ricostruire la bellissima storia di Modica attraverso dei reperti archeologici che la raccontano. E quindi in questo momento siamo all'età augustea, parliamo di Lucio Cesare, nipote dell'imperatore Ottaviano Augusto, primo secolo avanti Cristo, quindi un momento importante per far capire la grandezza della storia di Modica e quindi l'attenzione culturale e artistica di secoli fa. Come annunziato, dopo le parole del sindaco sentiamo quelle del professor Giovanni Di Stefano. Allora Giovanni, è tornato a Modica, ma questo Lucio Cesare in effetti chi era? Beh, Lucio Cesare è un giovane sfortunato, rimane orfano all'età di 2 anni, ma è un giovane dell'aristocrazia romana, della più alta aristocrazia romana. Lucio Cesare è nipote di Augusto, dunque di Ottaviano. Quindi è gens iulia anche lui, no? E infatti, e soprattutto sarà figlio adottivo di Augusto. Lucio Cesare, la storia, la vicenda umana di Lucio Cesare
per certi aspetti appunto sfortunata, rimane orfano. Lui è figlio di Giulia, Giulia è figlia di Ottaviano Augusto, Giulia si era sposata in seconde nozze, primo marito era morto, non aveva avuto figli maschi, con il secondo marito Agrippa appunto nascono Lucio e Gaio Cesare, che sono appunto nipoti di Augusto. Il giovane Lucio Cesare, sfortunato, come dicevo, perché poi morirà all'età di 19 anni, muore in Gallia, e dunque dopo l'adozione che ha fatto Augusto, che aveva la necessità di trovare dei principi ai quali trasferire poi la sua dinastia, Lucio Cesare muore, ma morirà alcuni anni prima il fratello maggiore Gaio. Scusa Giovanni, sappiamo che per i romani non c'è assolutamente differenza fra il figlio naturale e il figlio adottato, ma lui ha comunque, Lucio Cesare, perché gli è stato fatto un busto, e questo busto che è tornato a Modica? Lucio Cesare, come dicevo, essendo stato adottato da Augusto, diventa principe designato, dunque è il futuro imperatore. Muore giovane, ma le grandi famiglie patrizie e alcuni importantissimi monumenti romani saranno dedicati proprio all'effigie di Gaio e Lucio Cesare. Questo perché l'omaggio verso Augusto lo si concretava proprio attraverso queste forme, diciamo, di rispetto verso appunto il principes. E Lucio Cesare viene effigiato ovviamente in vari ritratti. Questo siciliano, questo proveniente da Modica, è uno dei più importanti. È una delle sculture veramente più preziose, no, della collezione dei ritratti di età Giulio Claudio, insomma dei ritratti romani della Sicilia. Dove era conservato? Era stato ritrovato nel 1909 in Contrada Cassero, oggi Pozzo Cassero, dunque siamo in territorio di Modica, come dire, fra Modica, Noto, Modica, Rosolini, siamo nell'entroterra siracusano, no? Fra Siracusa e Modica. Dunque è da pensare che lì sorgesse una villa, una residenza di campagna di un aristocratico romano, il quale aveva dei possedimenti, e questo non ci sorprende perché Agrippa, padre naturale di Lucio e Gaio Cesare, aveva dei possedimenti in Sicilia. Dunque è probabile che questi possedimenti siano stati affittati, no? Dati in conduzione dei domini, e in una delle residenze di campagna di questo personaggio importante, di questo proprietario importante, fu posizionato il ritratto di Lucio Cesare. Perfetto. Proprio come omaggio verso l'imperatore. Non dimentichiamo che a Lucio Cesare e anche a Gaio sono dedicati alcuni fra i monumenti romani più importanti. Penso al foro, il portico davanti alla Basilica Giulia, tanto per dirne una. Penso anche al fatto che nell'Ara Pacis sono raffigurati due giovani, sono ancora fanciulli, Gaio e Lucio Cesare. Penso ad esempio al tempio che si trova a Nîmes, la Maison Carrée, dedicata appunto al ricordo di Lucio e Gaio Cesare. Perfetto. Dunque c'è una vicenda personale che è quella di Lucio Cesare, sfortunata, ma che si intreccia con la grande storia romana. Devo dire che l'esposizione fatta a Modica di questo straordinario reperto è veramente un evento. Sì, in un Giovanni, panorama... scusa un attimo, abbiamo 3 minuti circa. La domanda, ma perché per tanti anni non era stato più a Modica questo busto? Questo busto è stato trovato
ripeto, nel 1909, portato nel grande museo di Siracusa. Era a Siracusa, certamente. E lì è stato esposto nel vecchio museo di Siracusa. Attualmente non è stato in esposizione. E, come dicevo, stiamo continuando nel Museo Civico di Modica la politica del rientro dei capolavori rinvenuti a Modica e nel territorio. Penso all'Idria con il giudizio di Paride, penso alla statua in bronzo del cavallo in bronzo che è esposta al Museo di Modica, penso alla preghiera esorcistica incisa in una lastra, preghiera cristiano-giudaica, e ora appunto al ritratto di Lucio Cesare. Nel panorama delle mostre archeologiche, devo dire regionali, credo che questa sia veramente un evento, la novità in assoluto. Perfetto, Giovanni, io siamo quasi in chiusura. Ti ringrazio, volevo dire solo ancora una cosa. Dalla tua, siccome tu sai esattamente, anche perché lo curi molto tu il Museo di Modica, c'è qualche altro, brevemente, c'è qualche altro referto importante che è sulla strada del ritorno? Certamente, come già credo ha anticipato più volte il sindaco, la dottoressa Maria Monisteri, abbiamo altri due complessi importantissimi per i quali abbiamo già le autorizzazioni acquisite. Uno è il ripostiglio di bronzi del Mulino del Salto che si trova al Museo Preistorico Luigi Pigorini di Roma, e poi l'altro è un monumento funerario con iscrizione di età imperiale che si trova al Museo Nazionale Romano. Per questi due straordinari complessi archeologici e monumentali abbiamo, ripeto, già acquisito le autorizzazioni. Quindi, e ovviamente a breve. Al di là che abbiamo sempre per vari motivi, ci diamo appuntamento per questi ritorni in patria di queste splendide opere, ed è ancora una volta un'occasione per ricordare l'immensa potenzialità anche in questo campo del nostro territorio. Professore Di Stefano, ti saluto, ti ringrazio e continua. So che hai lasciato per noi una riunione, riprenderla. Grazie, ti saluto. Città di Pozzallo è una delle perle della costa meridionale della Sicilia. Per una vacanza o per affari, scegli il comfort dell'Hotel Continental. Arredato di recente con gusto e sobrietà, l'Hotel Continental mette a disposizione dei clienti 22 camere climatizzate con tutti i comfort, una terrazza, la piscina all'aperto, il bar ed ogni altro servizio per rendere perfetto il vostro soggiorno. L'Hotel Continental dispone anche di sale ampie ed accoglienti, dove si possono organizzare matrimoni, e un ristorante per gustare rinomati piatti a base di pesce fresco locale e le pizze tradizionali. Hotel Continental, Pozzallo, Ragusa.